Marche for All è un bando a cui abbiamo partecipato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri integrati dalla Regione Marche e abbiamo ottenuto il massimo, ovvero 300.000 euro di finanziamento per un progetto per rendere sempre più fruibile e accessibile in particolar modo l'area di Baia Flaminia e del Parco San Bartolo, l'area di Baia Flaminia nel complesso, quindi non solo il Lido Pavarotti ma anche Piazza Europa con la Biblioteca Braille e soprattutto i percorsi del San Bartolo sia per quello che riguarda la sentieristica sia per quello che riguarda il riconoscimento e la didattica sulla parte faunistica, così come un'attenzione alla parte faunistica c'è rispetto al mare, dove abbiamo iniziato già da tempo il lavoro grazie anche alla Fondazione Cetacea. Su Baia Flaminia verranno installati dei percorsi, verrà creato un percorso fattivo, verranno acquistate delle imbarcazioni, verrà creata una scuola nautica, tutto ovviamente in funzione dell'utenza ampliata e della disabilità. Verrà dunque ridisegnata Baia Flaminia in funzione della disabilità e dell'utenza ampliata con attività e con interventi infrastrutturali e soluzioni tecnologiche. Parallelamente anche l'ente parco sui propri sentieri applicherà soluzioni tecnologiche, risistemerà e riqualificherà i propri sentieri attraverso anche attrezzature infrastrutturali per consentire ai disabili di accedere più agevolmente ai propri sentieri. Quasi, non dico tutte le sezioni italiane, le 260-270 sezioni Lega Navale Italiana esistenti nel territorio hanno delle attività di questo genere, ma molte lo hanno e noi vorremmo essere tra queste. Già ci siamo in una piccola parte nel porto, ma qui ci vogliamo entrare per bene. Ecco. L'obiettivo è quello di qualificare ulteriormente l'area, un'area a cui manca un passettino per avere la bandiera blu, non tanto per la qualità delle acque quanto per la qualità delle infrastrutturazioni della zona, un'area che anche quest'estate ha dimostrato anche con i festival di essere perfetta per essere fruita anche in maniera sostenibile. È un'area appunto che nella sinergia tra Parco San Bartolo, Comune di Pesaro, Fondazione Cetacea e nello fattispecie anche la Lega Navale, che poi sarà protagonista anche di attività inclusive per varie forme di disabilità anche attraverso la vela e gli sport nautici, potrà essere veramente un fiore all'occhiello dell'accoglienza turistica e della città, dando un messaggio intanto rispetto al mare, rispetto al verde, rispetto alla sostenibilità, rispetto al San Bartolo e anche rispetto naturalmente all'accessibilità a 360 gradi, non solo motoria.